Eh, io rappresento in questo momento la Federcaccia Provinciale che è un'associazione che raggruppa diciamo, la gran parte dei cacciatori della provincia di Udine, ma anche a livello regionale con le altre province eh, rappresentiamo la maggioranza dei cacciatori. Eh, iniziative di questo tipo, eh, almeno personalmente ma credo da parte di tutti, mi riempiono il cuore perché finalmente il cacciatore non verrà visto solo come un prelevatore ma anche eh, una eh, diciamo, categoria mh, particolarmente sensibile all'ambiente soprattutto perché eh, la selvaggina sta nell'ambiente quindi se conserva l'ambiente vuol dire che ha la possibilità anche di effettuare poi dei prelievi. Eh, la federcaccia su questo piano si sta muovendo, ci sono state già altre iniziative in provincia di Gorizia che hanno dato lustro alla federcaccia, ma in questo momento diciamo, stiamo portando avanti un progettino che riguarda il castagno, dove non so se qualcuno delle persone più adulte sicuramente sapranno i forestali in primis. Eh, è soggetto il castagno eh, è colpito da un cinipide che è un piccolo insetto che produce delle galle ma che alla fine fa morire la pianta e questo diventerebbe e provocherebbe un danno enorme hanno trovato già in altre regioni un altro insetto un controllore di questo cinipide che nel giro di due o tre anni ha dimostrato di avere una buona valenza, quindi di controllare l'insetto dannoso. La Federcaccia regionale, ma anche la Federc compresa anche la Federcaccia di Udine, sta portando avanti il progettino. Abbiamo già avuto dei contatti, eh, ci hanno garantito che quest'autunno si dovrebbe partire, è un procedimento abbastanza articolato. Non so se il corpo forestale era stato informato perché l'iniziativa è partita eh, attraverso altre regioni e ha già dimostrato la sua valenza. E a livello regionale almeno così abbiamo capito che il servizio fitosanitario della regione ha manifestato delle riserve per cui insomma, il progettino a livello regionale non ha decolato noi lo vorremmo eh, far partire vedremo poi quali saranno i risultati e quindi questo ci inorgoglisse come ci inorgoglisse il fatto di coinvolgere le scolaresche poi a livello se Qualcuno è eh, figlio o nipote di cacciatori. Un altro progettino che stiamo portando avanti è la raccolta delle ali delle beccacce. Voi probabilmente più di qualcuno conoscerà la specie Becaccia, che è un animale migratore che è molto affascinante per i suoi comportamenti. Pensate che adesso alcune sono state dotate di radio colare e abbiamo ehm, scoperto il percorso che fa, per esempio, una è stata. Eh, dotata di radio colare in Spagna e nel giro di 60 giorni ha percorso 6.350 km, una cosa entusiasmante, affascinante, è andata al di là degli Urali, che è la zona al paleartico occidentale dove nidifica di solito la beccaccia. Quindi anche questo cosa serve per esempio conoscere eh, eh, la, eh, leggere l'ala della beccaccia? Serve capire quanti sono i giovani e quanti sono gli adulti perché il rapporto tra giovani e adulti, la famosa Agerazio, ci sta a indicare come è andata la riproduzione di quell'anno e quindi si può capire se si può fare un certo prelievo, se si può Mantenere il calendario che è stato fissato per questa specie o addirittura bisogna intervenire per limitarlo. Ecco, vi ho fatto così due-tre flash per dirvi che il cacciatore del terzo millennio non può essere considerato solo il prelevatore, ma deve essere considerato. Un eh, supporto per il mondo scientifico che ci aiuta a capire sempre meglio quelle che sono le abitudini, le possibilità dei prelievi che, già per esempio, per le specie per gli ungulati, viene fatto a livello di ogni riserva. Non si fanno gli abbattimenti se prima non vengono fatti i censimenti, e quindi, in base a quelle che poi sono le linee guida emanate dalla regione viene stabilito il piano di abbattimento. Io dice, eh, avevo premesso che l'avrei fatta corta, termino qua, vi ringrazio e passo. Allora, grazie innanzitutto a, al preside Madusi Enrico che ha dato la possibilità tramite le, le professoresse eh, Pascottini, Contessi e Franceschini di offrirci questa giornata. Era nel nostro programma quando abbiamo costruito la sede. Un grazie particolare va al Corpo Forestale che hanno saputo spiegare meravigliosamente assieme a Walter Simonetti, agente della provincia, in cui facciamo un piccolo pensiero al preside delle scuole di un suo libro della fauna. Poi faremo pervenire anche alle professoresse gli altri libri. Ecco. Niente, vole... eh, il loro supporto è stato fantastico, hanno saputo spiegare il percorso degli animali in una maniera che penso anche le i bambini e le professoresse siano soddisfatte di questo. E un grazie particolare va al, a Luciano Bianchetti che ha messo a disposizione tutto, tutto, queste, tutte queste cose perché chi non, conosce, chi, chi non lo conosce sapete che la sua casa è tutta da scoprire, perché è un vero e proprio museo. A tutti i cacciatori che hanno lavorato oggi per questa giornata, un particolare eh, grazie va alla federazione che ci ha offerto il supporto del il dottor De Luca Matteo, che al, al mattino è stato purché breve per i tempi che avevamo, però... Eh, penso che siano tutti contenti passo la parola al nostro sindaco al sindaco di Montenar io ringrazio anch'io mi associo a ringraziamenti al corpo forestale dello Stato alla provincia, ai cacciatori devo dire, devo confessare che non conoscevo questa realtà e quindi oggi ho l'opportunità, quindi sono io che ringrazio voi di avere, come, dire, come si dice adesso in termini Scolastici, avete allargato, integrato l'offerta formativa della scuola con un'iniziativa che, da quanto ho sentito dalle docenti, è stata utile, didatticamente significativa e ha permesso di conoscere un territorio attraverso degli aspetti che forse i ragazzi conoscono, ma non così in fondo. Quindi, grazie, speriamo che queste iniziative si possano continuare negli anni. La scuola, la mia scuola, l'istituto comprensivo, certamente ha l'intenzione di aprirsi sempre più al territorio con iniziative perché adesso la scuola non è più rigida nei programmi come una volta ma addirittura essendo autonoma si può come dire, osare di più cercare di fare le cose anche col contributo delle associazioni, del volontariato, dell'ente locale e di tutti quegli enti che possono arricchire l'offerta formativa. Quindi grazie, è, una, è stata un'occasione utile e io certamente ringrazio tutti voi i cacciatori che hanno preparato anche lo spuntino i ragazzi che sono stati bravi immagino, vero prof? le professoresse che altro sono di Gemona e quindi hai un valore aggiunto perché però anche loro hanno imparato qualcosa di nuovo e quindi grazie a tutti e cedo volentieri la parola al sindaco che ci ha donato la sua presenza grazie allora ragazzi, oggi avete potuto to toccare con mano quello che molte volte e quello che magari anche noi non potevamo toccare con mano ma lo leggevamo solo sui libri. Quindi al di là di questo il ringraziamento naturalmente al direttore di Caccia Franco Cucchiar e a tutti i suoi collaboratori che ci permettono poi anche di mangiare la pasta asciutta e il resto lo vedremo. Ma credo che anche, diciamo così, da parte della scuola, come di diceva Poc'anzi, e da parte naturalmente delle professoresse che vi accompagnano oggi c'è questa disponibilità ad aprirsi sul territorio che è un fattore molto importante ed è un fattore molto importante soprattutto per le nostre comunità. Dove possiamo trovarci, dove possiamo confrontarci, dove possiamo vedere con mano anche quello che molte volte lo vedevamo una volta ripeto solo sui libri, ma soprattutto sul fatto che confrontandoci possiamo stare anche un attimino insieme e scambiarci le idee e magari anche caccherare, dopo che ha finito il sindaco magari, no? Ecco, quindi voglio dire un grazie naturalmente. Anche alle amministrazioni comunali oggi porto un saluto del sindaco Daici di Artegna che poi è anche l'amministratore nuovo della comunità montana che non può essere qui con noi. C'è qui con noi anche il sindaco di Montenars che ringrazio Claudio Sandruvi e naturalmente soprattutto il grazie di nuovo ai cacciatori. A Bianchette e a, diciamo così, a Carneluti e anche per Federcaccia, perché veramente solo grazie a loro riusciamo a fare queste giornate che sono significative e importanti per voi, per la vostra scuola e soprattutto per tutte le nostre comunità. Grazie davvero. Allora, eh, appena mangiato i ragazzi, il corpo forestale vi ha fatto una sorpresa santegnese, purtroppo l'orso non siamo riusciti a vederlo. Però vi hanno portato, portato qualcos'altro da farvi vedere dopo. Buon pranzo!